edizione straordinaria con Don Antonio Guariglia. Devo comunicarvi una cosa, carissimo Don Antonio. Che è successo? C'è, come potete leggere anche voi, però ve lo leggo io, il derby Avellino-Salernitana, l'attaccante dell'Avellino crea entusiasmo per l'arrivo dei Granata. A Salerno c'è aria da funerale. Forse vi vuole dire qualcosa? Io voglio rispondere subito a questo giocatore. Sì, sapete chi è questo giocatore? Ardemagni. Ardemagni, sì, il centravanti dell'Avellino. Questo qua non ha capito niente. Che i funerali li fa il cavaliere Antonio Guariglia. Ah, io adesso vado subito ad Avellino. Sì. Adesso telefono al mio al presidente dell'Avellino, il mio amico Taccone, sì, perché è un carissimo amico. Sì. E si è dimostrato con tutte le interviste che ha fatto alla tifoseria Granata di essere un galantuomo. Lo vado a misurare. Cosa tenete, Don Antonio? Cosa tenete? C'ho il metro, vedete, c'ho il metro. Aria di funerale, noi ci stiamo preparando tutti in massa per arrivare ad Avellino, sempre con educazione. Ma sta scritto qua, leggi, a Salerno c'è aria da funerale. A Salerno c'è aria di funerale, sì. E chi li fa i funerali? Il cavaliere Antonio Guariglia, ma non la tifoseria. Ma no, dice che i giocatori granati dormono. Beh, cosa dire, un'esclamazione rapportata al gregge, al greco. Beh, cosa dire? Don Antonio Ardemagni, secondo me, sì, si è autocondannato per tutti i rispetti del derby, dove sì, bisogna stare tranquilli, ma dopo la partita andiamo con il carro ad Avellino e con il metro. Ah, con il metro. Scusatemi, ma il carro chi lo porta? Pugliese, lo porto io, Pugliese. Lo porti il presidente del centro, vicepresidente del centro coordinamento. Lo portate, sicuro. Portiamo anche la bara. Anche la bara, e andiamo solo col carro. E il carro che lo possiamo lo portiamo pure. Donando, ma con questo metro che volete fare? Voglio misurare Ardemagni. Ma prima che segno o dopo che ha segnato? No, ma che deve segnare? Non segna allora. Quello ci sale dalla febbre. Ah. Per domenica alle 17:30. Ha sbagliato a dare questa notizia il giornale cronaca della città di Salerno. C'è solo una possibilità per salvarsi. Sì, quale? Che vinciamo, allora perdoniamo tutti. Il metro lo posate se vince la serie. No, io appresso mi porto l'autofunebre, sì, mi porto la bar dentro l'autofunebre, sì, il metro, sì, perché la Salernitana farà un sol boccone dei lupi. Ok, ma poi dove lo portate? Dove lo porto? È minimo, al cimitero di Avellino. Ah, di Avellino? Non ci deve venire a Salerno. Ah, non lo volete proprio a Salerno? Nel cimitero di Salerno entrano, sì, chi è tifoso della Salernitana. Sì. E senza ordine di Don Antonio, a Brignano, sì, non si entra. Okay. Gli avellinesi devono stare ad Avellino. Okay, gli avellinesi ad Avellino. Ad Avellino, ma tenete presente, prima di chiudere questa trasmissione, quando io ho letto questo articolo, che noi abbiamo aree di funerali, sì, questo ha toccato il cavaliere Guariglia. Ma quello non lo doveva fare. E non lo doveva fare, si è rovinato. Come si è rovinato? Si è rovinato perché domenica sicuramente non giocherà. Va bene? Perché ha la febbre. Ha capito bene, la febbre a 40. Però si salve perché il metro non viene utilizzato. No, è perché non lo trovo. Ma se guai lo trovo. Sì. Non so, direttore, che può succedere. È stato chiaro. A portata di mano. Sì. L'autofuno per davanti alla L'autista vettura. Sta qui. L'autista sta qua. Sì. Tutti ad Avellino e la Salernitana vincerà 3-1. Ciao Ardemagni. Allora Ardemagni, questo è il messaggio del cavaliere.